Eccoci qua con l'Iliada della Necromante, che adesso andiamo ad estrarre dal suo sarcofago. Sempre dei problemi con le scatole. Eccola qui. Più uno, un giocatore perde 2 punti vita. Meno uno, riprendi in mano una carta creatura bersaglio dal tuo cimitero. Meno 7, distrugge fino a 2 creature bersaglio e mette sul campo di battaglia sotto il tuo controllo 2 creature e creatura dai cimiteri, quindi anche da quegli avversari. Direi che come Planeswalker di un mazzo istruttivo non è male. Comunque ti fa riprendere una carta dal tuo cimitero, che nel late game è un'abilità apprezzata. Andiamo a vedere, mettiamola qua con i suoi amici o nemici, e andiamo a vedere il resto del mazzo. La bustina la impiliamo per un momento successivo. Sto via, sono imparato come si fa. Oh, non ci sono più carte in francese, sono andato. È stato solo il primo che c'era tradito. Abbiamo un demone delle catastrofi, costo 4. Come costo addizionale per lanciare questa magia sacrifica una creatura, però poi abbiamo una 6-6 con volare e travolgere. Un mazzo nero a costo 4 ci può stare. Considerando che poi te la puoi riprendere quella sacrificata con l'Iliana. Ma sì, immagino comunque la meccanica cimitero sarà molto presente. Risvegliato un bene necromante. Esatto, che lo rimetti sul campo di battaglia dal cimitero. Tappato, appunto. Esatto. Comunque una 5-5 volare, anche questo molto buono. Diciamo che è un mazzo che punta sul late game. Un avversario bersaglio scarta una carta, guarda le prime 5 carte, ne riveli una, aggiunge la mano e mette l'altra in fondo. Questo l'abbiamo visto simile nel mazzo di Ajani. Diciamo che hanno messo carte con meccaniche simili per equilibrare un po' tra i nuovi giocatori. Questa ce l'abbiamo in 2 pair, abbiamo le solite montagne. Montagne, paludi. Questa bella tra l'altro. Bene. Resistenza anomala. Un istantaneo, anche qua un altro combat trick. Fino a fine turno la creatura avversario prende più 2 più 0. Quando questa muore rimettila sul campo di battaglia tappata sotto controllo del suo proprietario. Abbiamo capito dove questo mazzo vuole andare a parare. Tra l'altro, carino, tra l'altro, esatto, possiamo sacrificarne una, esatto, per il costo di lui dopo aver lanciato questa, esatto. Così abbiamo 2 creature. Wow. Anche questa è scontata. Anche diminazione qua è carina. Come costo addizionale per lanciare questa magia sacrifica una creatura, pesca 3 carte. Non c'è bisogno di dirlo che insieme a questa sta benissimo. Ghoul del cimitero di guerra. Vabbè, questa è solo che entra tappata. Ci sta. Comunque a costo 1, una 2-2. Scavatombe, ristampa apprezzata, carta storica di Magic. Quando entra nel campo di battaglia puoi riprendere in mano una carta creatura dal cimitero. Esatto. E ci sta benissimo questo mazzo. Pari distruggi creatura, omicidio è comunque una carta ottima, che per essere in un mazzo introduttivo ci sta moltissimo. Due per, tra l'altro. Due per. Anche bellissimo. Lo scheletro riassemblato, molto bello. Questo non lo conosco. Questo, vabbè, questo non è molto bello, però. Questa mi piace molto. Quando entra nel campo di bersaglio, un avversario perde un punto vita e tu ne guadagni uno. 2-2 volante, tra l'altro. Direi che a costo 3 è molto buona, molto buona. Vola, fa un danno, guadagni uno. In 2 per, ci sta. Un avversario bersaglio perde 3 punti vita e tu ne guadagni 3. Meno 3, meno 3 una creatura, un'altra rimozione. Un avversario per 3 punti vita e tu ne guadagni 3, vabbè ci sta. Queste qui sono normalissime. Lo è quello che tutti aspettavamo, eccolo qui. Ho voluto metterlo poi, questo qua. Questi lo metterei qua insieme ai Planeswalker. Esatto, ormai fa parte anche lui. Intanto non abbiamo neanche visto cosa fa. No, no, è carino. Quando entra il suo due permanente non terrà bersaglio. Permanente. Sì, non è neanche male. Non l'avevo ancora letto. Qui abbiamo un 3 per di Gorgon risvegliata che tocco letale fin tanto che controlli un Planeswalker Liliana. Quindi questo qui è il cucciolo di Liliana in pratica. Sì, cucciolo. Okay. È la creatura che si sinergizza con Liliana. A Liliana piacciono questo tipo di cuccioli. In 3 per. Una mummia lacera. Ah, Monket. Esatto. In 4 per. Abbiamo sempre visto questo 3 per, 4 per in tutti i mazzi ormai. Ci sta. Comunque un set di carte fa sempre bene. Non male, non male anche questo. Mi piace la meccanica col cimitero. E direi che tutte le carte interagiscono bene tra loro. Mi è piaciuto molto questo resistenza anomala. Vuol dire star del mazzo, secondo me. Sarà impopolare, ma va bene. Oh, proseguiamo con il mio colore preferito, il blu, il colore del controllo. In questo caso
chi poteva rappresentare meglio insieme a Jace il blu, ovviamente Tezzeret, macchinatore crudele. Bellissima, a costo 6, è a fedeltà 4, ci fa pescare col più 1 una carta. La 0 fa diventare un artefatto, una creatura 5-5 in aggiunta ai suoi tipi, quindi resta un artefatto. E alla meno 7 mette sul campo di battaglia faccia in giù un qualsiasi numero di carte dalla tua mano. Sono creature artefatto 5-5. Abbiamo capito che, se ne, come in tutti questi mazzi introduttivi, avremo la meccanica appunto specifica, in questo caso degli artefatti. Andiamo appunto a vedere cosa ci dona. Tanto vorrei far notare che la cosa bellissima è che portamazzi hanno ovviamente il nome del Planeswalker abbinati al colore. È molto carina questa cosa. E hanno tutti ovviamente il loro... Si sono dedicati loro... molto ai Il loro comandante, esatto. Il loro comandante in bella vista. Molto carina, molto carina, molto carina. Sono dei piccoli dettagli che comunque fanno sempre piacere, perché esteticamente... sono molto belle. Soprattutto per un nuovo giocatore. Sì, esatto. Comunque, e Sarkar resta il più figo comunque, ma anche Tezzer è molto carino. Sì, mi ricordo che ho iniziato a giocare a Magic per le illustrazioni, quindi apprezzo molto questa cosa. Liliana poteva essere un pochino meglio, secondo me. Però vabbè, non ci lamentiamo. Lustina, che dopo, tra l'altro non andate via perché alla fine del video appunto andremo a fare la sbustata. E cominciamo... appena siamo stati abbastanza bravi, perché abbiamo sempre delle difficoltà, sì, esatto, l'apertura di questi, nonostante gli ostacoli di peperoncini, l'apertura. Allora cominciamo subito. Stregoneria, pesca un numero di carte pari al più alto costo di mana convertito tra gli artefatti che controlli. Oh, una bella spinge. Cosa fa? Costo 6 e 5-5, quando entra in campo fa tornare una creatura avversaria controllata da un avversario in mano al suo proprietario. Quindi non solo caliamo la spinge 5-5 volante, ma in più andiamo a rompere le scatole anche all'avversario, che dovrà riprendersi in mano una creatura. Avete fatto, appunto. Sfonda portali di Tezzeret. Quando entra in campo, guardi le prime 5 carte del tuo grimorio, puoi rivelare una carta blu o una carta artefatto tra quelle, mettere pescarla, mettere le altre in fondo in ordine casuale. Pagando 6 e sacrificando, le creature che controlli non possono essere bloccate. Quindi se volete fare chiusura, seccate lui, attaccate con tutto, tanto non ve le bloccano e siamo tutti felici. Due per altre isole con le nuove art, con le nuove art bellissime. Quindi se anche cercate delle isole eccetera, qui ne trovate in abbondanza. Divinazione, carta must have per chi gioca blu, pescate due. Diminuire, enchantment che blocca quando la creatura blocca la distrugge, da meno 6 meno 0. Quindi è un mazzo che punta principalmente a dar fastidio all'avversario, facciamo tornare in mano le creature. Lui si sinergizza con gli artefatti perché si pompa con appunto gli artefatti. La studiosa ti fa pescare se controlli gli artefatti. Questo addirittura, quando entra nel campo di battaglia, dà più 5, dà, fa diventare un artefatto una 5-5. È fortissimo. Infatti è un combo. Draghetti, volanti. Creatura controllata da avversari prende meno 2 meno 0 e pescata anche una carta, artefatti come se non ci fosse un domani. Prende più del più 0 fin tanto che controlli una creatura blu, e giocando in un mazzo mono blu, direi che ci sono. Sarà abbastanza facile avere tante creature blu. Oh, Manalito, bellissima, giocata anche con Mander. Per questo 3 vi dà un mano in questo sicurore. Magari questo mazzo non c'entra molto, ma è comunque un accelerino. Comunque è molto carina questa carta. Golem Meteora, che finalmente in Tezzeret forse ha il suo giusto posto, visto che è un artefatto. In due per, infatti. Aereo sorvegliante, artefatto volante, che quando entra fa pescare una carta, cioè in due per. Il pendolo dei diagrammi in 4 per. Quando entra, guadagnate 3 punti vita, pagando 5, lo sacrificate, ma pescate una carta. E questo è il cucciolino di Tezzeret, l'errante di Tezzeret, che fin tanto che controllate un Planeswalker Tezzeret, lui a minacciare. Cioè che non può essere bloccato tranne che da due o più creature. Ah, che dire su questo mazzo? Forse non è il mazzo perfetto per un nuovo giocatore, visto che la meccanica comunque è abbastanza difficilina da mettere in pratica, e comunque i mazzi blu di solito non sono adatti per dei giocatori iniziali, per novizi.
si punta principalmente a fare mazzi appunto agro come quello di Vivien, con tante creature attaccate a Gianni, guadagnare punti vita, perdonare di più la partita, eccetera. Diciamo che rosso, se avete voglia di usare, vi piacciono i draghi, perché no? Diciamo che sia Liliana che Tether, per quanto magari belli possano essere, belle le loro meccaniche, sono un pochino più difficili, quindi magari se siete giocatori iniziali, puntate, poi sono tutti mazzi, diciamo, sullo stesso livello, come qualità, come potenza generale. Però se volete comunque provare un mazzo un pochino più facile, optate per i primi tre e lasciate magari più avanti, quando siete un pochino più bravi, un pochino più abili, il mazzo nero e il mazzo blu. Comunque resta comunque una delle meccaniche molto interessanti, molto divertente, perché i mazzi artefatti ce ne sono a iosa, come se ne sono a iosa i mazzi di cimitero. Dopo un po' che ci giocate... Esatto, nel senso, cominciate con questi, poi appena siete un pochino più abili, un pochino più preparati, comprate tranquillamente anche gli Liliana e Tether, perché hanno delle art davvero che sono meravigliose. Io iniziai con un mazzo blu-bianco e continuavo a perdere all'inizio. Detto questo, procederei con lo sbustaggio delle bustine, perché ricordiamo che ogni mazzo ha anche in omaggio, tra virgolette, una bustina. Allora, scegliamo una bustina, partirei da Tezzeret. Vediamo. Adesso partirà una mini sfida tra me e Teddy. Lui aprirà le prime due, io aprirò le altre due, vediamo chi sbusta essenzialmente la rara migliore. Allora, puntiamo a Nicol Bolas poi. Iniziamo bene. Puntiamo piccoli, puntiamo bassi. Ancora. Anche una camera in realtà, anche un crogiolo. Non mi dispiacerebbe. No, infatti. Per ora... Ma in realtà anche uno dei 5 draghi fuori. Sono tutte cose che abbiamo visto nei mazzi, sì, però fa niente. Per restare in tema. Questo è nuovo. Wow. È una 2-3. Non vedo l'ora di giocarlo. Ecco, arriviamo alle carte, esatto, interessanti. Neon Common. Questa in realtà non è così malaccio, la gioco in Commander, però ce l'ho già... Rara, una volta ogni qualvolta una creatura non pedina che controlli muore, crea uno zombie 2-2 nera. Vabbè. Che comunque va in combo col mazzo di Liliana. Però direi che non sto vincendo la sfida. Beh, non si sa. Però hai il sigillo di Vivien. Oh, l'emblema. Sono contento. L'emblema. Bene. Vabbè. Adesso apriamo un'altra bustina. Facciamo una Liliana, così ne resta solo una. Questa è più difficile da aprire, ma ce la puoi dentro. Spoil. Me lo sento. Due Nicol Bolas fuori. No, scusate. Oh, il vampiro bello. Che c'era già lì in due per, però fa niente. Altre cose inutili. Uno di nebbia. Valzer macro è molto carina. Sì, questa... Il valzer... Sarei stato contento di molto boostarla. Interessante a giocare. Cancrenamente. Anche questa non è malaccio, dai. Ingegneria. Oh, multicolore. Aerea. Beh, ci sta in quello di Tezzeret. Che però dovresti aggiungere il bianco. Piccato, bisognerebbe vedere anche che bustina sarebbe stata. Sì. Vabbè. Dai. Gli altri spiriti più uno più uno. Beh, se uno fa un mazzo spiriti... Sì. Diciamo che... Tribale. Però c'è una terra doppia. Rosso nero. Bella. Entrata, carina. Tappata, comunque. Tapled, però... E un token goblin. Finale. Carino. Beh, carino l'art. Carino. Molto vintage. Sì. Bene. Ok, diciamo che ho buone probabilità di vincere la sfida. O magari però posterò peggio. Potresti ancora trovare cose, esatto, peggiori. Vediamo. 1, 3, 2, 1. Bene, tocca a me. Andrei, visto che ci è piaciuto tanto, Sarkhan. Vediamo se non ci delude. Vediamo. Allora, ricordiamo che Peddy ha trovato un fantasma supremo e un aprile le tombe. Vediamo, io ho un modo diverso per sbustare, di solito guardo prima il token e se c'è una terra foil. Oh, un omicidio foil! Ho già vinto in realtà. Già solo per l'omicidio foil, ragazzi. Era sulle rare la sfida. E ovviamente la terra doppia, vabbè. Perché ricordiamo appunto che quando nelle bustine con la carta foil c'è una carta in più. Perché questa qua sarebbe stata al posto della terra. Bene, cominciamo. Aerofante di Sanguatore, ok, che mi ha detto che ci piace, però non esageriamo. Basta, per favore. Cervo della Corona Stellare, quando attacca, tappa una creatura bersaglio. È interessante. E sembra già Natale. Artigli del Bosco Selvaggio, appunto, alta creatura che si pompa con tutti quelli. Serpente Marino, Diavoli della Devastazione, che tra l'altro ricorda una vecchia art di una carta
molto carina, giocata in Modern. Cinghialinso irsuto, un altro Monalito, Sfregio Infernale, Atto di Tradimento, e ripeto, secondo me sto palesemente vincendo, e andiamo finalmente alle Uncommon, Gargoyle Sentinella, Difensore, paga 3, perde Difensore, a volare, avete un altro 3 volante, con cui potete attaccare un drago vulcanico, appunto, se avete deciso di fare il comando, il mazzo di Sharkan. Tra l'altro un drago nella bustina con Cavaliere Novizio, molto carina, perché a costo 1 avete una 2-3, quindi con un board pazzesco, con Difensore, che però se lo incantato lo equipaggiate può attaccare. Quindi a costo 1 avete una 2-3. Mazzo equipaggiamenti. Mazzo perfetto. Equipaggiamenti è meravigliosa. Vediamo, vediamo. Wow! Apice del potere. Beh, è mitica, ragazzi. Costa 9, 10. Vediamo cosa fa. Esili le prime 7 carte del tuo grimorio. Fino alla fine del turno le puoi lanciare. Puoi lanciare le carte non terra esiliate in questo modo. Se questa magia è stata lanciata dalla tua mano, aggiungi 10 mana di un qualsiasi colore. Beh, questa te la giochi gratis. Fantastica, vamo a morire da ridere. E comunque è evidente che c'è scritto Commander ovunque. Fa carta advantage nel rosso, quindi esatto. È una cosa molto buona. Che appunto confermo il fatto di vincere la sfida io per il momento. Sì, effettivamente hai già vinto. La mitica, una foil, e questa qua è fortissima. Qualsiasi cosa trovi ora. Esatto. Però diciamo che non ci dispiacerebbe sbustare un'altra mitica, sarebbe un colpo non da ridere. Un colpo, las. Continuiamo, vediamo se attuare il metodo funziona. Poi, no, cava di pietra. Però terre doppie, come se non ci fossero domani. Studioso delle stelle, Bruto Bogart, questo non l'abbiamo ancora visto, a costo 3, una 3-2 con minacciare, Figlia della Notte, anche questa è una ristampo, una 2-1, vampira, legame vitale, Bello Sodonte, Cadera Picco, questa l'abbiamo già vista, Cooperatrice di Segreti, ti fa riprendere in mano al cimitero un istantaneo, un altro Atto di Tradimento, Muro di Liane, Difensore raggiungere una 0-3, ottimo, un altro Guardiano, Sacerdote dei Nani, Sovrana Vampira, l'abbiamo vista prima, e cominciamo, siamo all'Encom. Druido dei Corni, ogni volta lancia una magia che bersaglia il druido, crea una pedina creatura bestia, molto carina. Divinazione, vediamo, no, rara. E oh, Gigantosauro, divertentissima. Che ignoranza. Fantastico, giustamente un dinosauro. A costo 5 mana verdi avete una 10-10, ragazzi, Sono quelle carte che sono difficilissime da giocare, però quando riuscite a farlo, diciamo che il vostro avversario non è particolarmente felice, perché avere una 10-10 in campo si fa sentire, insomma. Se poi riuscite a darle anche travolgere, la partita si conclude da sé, diciamo. Detto questo, andiamo all'ultimo. La sfida ovviamente l'ho vinta io, questa era la dispari. Giustiamo comunque, perché per dovere di completezza. Tocca al pipistrello, che penso di non averne mai visto. No, foresta, neanche la terra doppia. Vabbè. Comunque abbiamo uno shock che mi piace molto. Cadavere ambulante, addestratore della cavalleria, crescita titanica. Miniera d'aviazione mi piace molto. Quando entra nel campo di battaglia, crea una pedina tottero. Con volare, molto carino. Questa l'abbiamo già vista prima. Mosso la sovrana mi vista prima, ho scritto. Oh, draghetta degli enigmi, è una creatura multicolore. Volare, quando prende X e 4, dove X era il numero di istantanei stregoni nel tuo cimitero. Guardiamo se è mitica. No, rara. Potrebbe essere un drago, però. Ah, abbiamo un altro Cavaliere Novizio. E un Bonfire, poco di sventura. Molto, molto carina questa carta. A costo X e un mana rosso, fate X danni in qualsiasi bersaglio, quindi sia creatura che giocatore. Se X è pari o superiore a 5, questa magia non può essere neutralizzata e il danno non può essere prevenuto. Se avete 10 danni, se avete 10 mana liberi, sparate 9 danni in faccia a chi volete. Bellissima. Sono molto contento per questa carta, in realtà. Bene. Bene. Bene, detto questo, spero che il video vi sia piaciuto, vi siete divertiti, abbiate gradito appunto anche la breve spiegazione che abbiamo dato ad ogni mazzo. Speriamo che questo video vi abbia invogliato a cominciare a giocare a Magic, visto che noi siamo dei fan sfegatati, appunto. Spero sbustiate meglio di me.
potete esatto magari comprare anche voi 5 mazzi introduttivi, 5 Planeswalker deck e fare appunto la sfida con i vostri amici per vedere chi sgusta meglio. Niente, vi saluto, vi auguro di passare anche una buona estate, visto che siamo a luglio inoltrato, e ci rivediamo al prossimo video, direi. Sì, ciao a tutti. Ciao ragazzi.